meno di 30 giorni all'inizio della 13ª edizione della Giornata Mondiale della Gioventù 2013 di Rio de Janeiro, ma il raduno dei giovani ai piedi del Redentore che dall'alto domina sul mare cristallino non sarà solo in Brasile. Anche la Basilicata avrà la sua piccola Rio dal momento che la Pastorale Giovanile Lucana ha organizzato a Maratea per il 27 e 28 luglio un collegamento diretto con il Santo Padre oltreoceano per dare a chi non può recarsi in Brasile la possibilità di vivere intensamente la GMG. Servono i preparativi e le preiscrizioni dei gruppi delle parrocchie e le iscrizioni individuali che scadranno il 30 giugno per l'evento regionale dei due giorni conclusivi. Oltre alla presenza dei giovani lucani, sono attese rappresentanze da Campania, Puglia, Calabria e Liguria per oltre 3.000 giovani. A dare forma al ricco programma il parroco di Maratea, Don Adelmo Iacovino, supportato per gli aspetti logistici anche dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Di Trani. Tutto avrà inizio sulla spiaggia di località Fiumicello, dove ci sarà un primo momento di accoglienza e di festa. Dopo un breve trasferimento in bus verso Piazza Buraglia, salirà a piedi verso la statua del Redentore, pregando, accompagnati da una croce in legno, in pieno stile GMG. Dopo un po' di meritato riposo e di ristoro consumando la cena, si assisterà al concerto della rock band Nova. Seguirà la testimonianza di padre Pietro Pierobon, ex direttore della Missio, in attesa del collegamento in diretta satellitare con Rio de Janeiro per la partecipazione alla veglia. La preghiera accorcerà le distanze tra il Sud America e il Golfo di Policastro. Per tutta la notte sarà possibile adorare Cristo e Eucaristia e accostarsi al perdono divino tramite le confessioni. La due giorni maratoeota si concluderà la domenica con una grande celebrazione eucaristica presieduta da tutti i vescovi della Basilicata rimasti nella loro terra.